si riscrive i libri di storia, vai. Sì, sì, si riscrivono. Dove è nato questo sport? Lo sport è na- questo sport non lo sanno, ma è nato qui a Arezzo. Già, ma che sei, ma già è nato in Valdechiana, questo sport è nato in Valdechiana, è nato con le Etrusche, addirittura loro andavano a caricare popponi in Valdechiana, col carro arrivavano e lanciavano questi popponi da 50-60 metri, che poi è diventato, pensa te, questo gioco è diventato sport della provincia. Attaccavano il cesto in vetta al barcile del pagliaio e lanciavano questi popponi. E l'americano ci ha rubato ogni cosa! Un aretino de Vitiano che se è andato via e poi è emigrato in America e ha formato questo sport, questo New Basket Aretinic NBA! Ma ti rendi conto? Ci hanno culato l'americano. Addirittura. E noi siamo qui perché se vuole arpigliare i diritti d'autore. Si brevetta ogni cosa. Capito? Si è diventato un Valdechiana e Valdechiana deve tornare. Io penso di sì. Oh, ecco, allora abbiamo riscritto i libri di storia. Grazie al papà di Lisi abbiamo riscritto i libri di storia. Grande Elisio. Questa me l'ha mandata il presidente, mi ha detto di ricordarla perché ha riguardato le trasmissioni su YouTube e ha detto guarda che non è come dice Umberto. Giustamente, ora allora quando si rifarà una lezione rosissima questo si mette subito prima di Naismith e della Naomi Pesciolini. Esatto, perché qui siamo agli Etruschi, quindi anche quello che abbiamo fatto vedere con il mini basket, con i Maya, non poi, va bene. I poponi tirati da 60 metri è quasi il lancio del disco, più che il basket. Vai, ok, possiamo iniziare. Ok, vado? Vai. Va bene, allora... Allora, questa è praticamente il settimo intervento che facciamo sul settore giovanile, va bene? E vuole essere un po' di riepilogo prima degli incontri che faremo a dicembre, che ci accompagneranno a Natale e anche durante il Natale, poi dopo il 7 dicembre faremo il punto di situazione per vedere come siamo messi, se possiamo riniziare a allenarsi e compagnia bella. Però facciamo un passo alla volta. Quindi abbiamo le prime lezioni sono state, i primi interventi, diciamo, sono state su quelli che sono gli aspetti della pallacanestro, va bene? Su quelli che sono i ruoli, su come è nata, sull'aspetto tecnico, quindi fondamentali, sull'aspetto fisico, quindi la preparazione atletica, sull'aspetto tattico, quindi le scelte individuali e di squadra e sull'aspetto mentale, quindi su come ci si prepara un allenamento, una partita, come si acquisisce un'autostima, come si cerca di salire di livello e compagnia bella. Poi c'è stato l'intervento di Marco Evangelisti che ha parlato, diciamo, di come si diventa o si prova a diventare un giocatore professionista e poi c'è stato l'intervento di Massimiliano Milli sulle differenze tra prima squadra e settore giovanile e poi come quello che deve saper fare un ragazzo giovani e le giovanili quando si affaccia alla prima squadra, va bene? Quindi io oggi vorrei fare un piccolo riepilogo di queste cose e soprattutto vorrei, se ci sono delle domande da parte dei ragazzi, vorrei che uno aprisse il microfono e facesse la domanda. Allora, partiamo dai ruoli, all'inizio, dai ruoli, va bene? Io ho detto che un po' di anni fa i ruoli erano molto definiti. Il giocatore più piccolo e tra virgolette più sveglio faceva il playmaker, quello più alto un po' più addormentato faceva il pivot, quello che correva di più faceva il penetratore, quello che tirava meglio faceva l'esterno tiratore e così via. Poi andando avanti il basket si è evoluto, quindi diciamo tra esterni e interni, gli esterni dovevano saper fare un po' di tutto, dovevano saper portare la palla, palleggiare, tirare, penetrare. Gli interni dovevano saper giocare un po' vicino a canestro in tutte le posizioni, dalla lunetta al post alto, al mezzo angolo e compagnia bella. Adesso la ricerca non è più nemmeno tra esterni e interni, ma tra giocatori che sanno fare più cose possibili
possibilmente bene. Quindi in difesa, per esempio, quasi tutte le difese usano i cambi, quindi i cambi bisogna saper difendere, sono più grandi, sono più piccolo. In attacco io devo saper giocare un po' in tutte le posizioni, perché se sono marcato uno più piccolo lo posso portare vicino al canestro, se sono marcato uno più grande lo devo attaccare, se sono libero devo sapermi prendere un tiro, devo saper passare e compagnia bella. Quindi quello che si va alla ricerca di adesso nel ruolo è un giocatore totale, un giocatore che sia in grado di pensare in campo e risolvere le situazioni. Quindi su questo primo aspetto dei ruoli, ci sono delle domande da parte di qualcuno di voi? Beh, forza, Comanducci, vediamo. Comanducci, mi senti? Sì, sì. Allora, te che ruolo, diciamo, pensi di essere? Dai, vediamo. Ah, boh. Più o meno, sicuro non l'attacco. In questo momento te ti senti più forte in attacco o in difesa? No, in difesa, in difesa. In difesa. Il motivo? Secondo te perché ti senti più forte in difesa? Perché mi trovo, cioè in attacco non mi trovo molto bene, quindi tra le due. Allora, vedete, Lorenzo ha detto una cosa molto giusta, che è stata detta in questi incontri che abbiamo fatto, cioè mentre in attacco c'è bisogno sia di un minimo di talento, cioè bisogna saper creare qualcosa, e c'è bisogno anche di prendersi responsabilità, perché parliamoci chiaro, quando uno fa un tiro è un po' come qua un calciatore tira un rigore, no? Cioè o lo butta dentro o butta fuori, quindi o prende l'elogio o magari prende qualche rimprovero. In difesa no, cioè in difesa è più facile poter dare il contributo, diverso è se si vuol dare, cioè diverso è se si vuol durare fatica per darlo, però è molto più facile in difesa raggiungere, diciamo, un buon livello rispetto all'attacco. Quindi è normale quello che dice Lorenzo. C'è qualcuno di questi che sono in ascolto che invece si sente più bravo in attacco e in difesa? Senza far nome, Francesconi? Francesconi, puoi prendere la parola, Ah, sì. Cioè, come ti senti più bravo in attacco e in difesa? Diciamo la verità, dai. In attacco più che in difesa. Perché la difesa te non sapevi nemmeno esisteva prima di questi incontri, no? No. La c'è difesa non è stata conosciuta. Secondo te, perché te ti viene meglio l'attacco a difesa, secondo te? Perché, prima cosa, cioè, in difesa non che sono tanto bravo, ma anche perché, secondo me, anche con la mia statura è più semplice attaccare sotto canestro. Cioè prendere rimbalzi o penetrare. Però se non mi sbaglio se porti avanti anche la palla, no? Sì, certo. Allora, te dal punto di vista, tra virgolette, chiaramente sei un ragazzo giovane e deve imparare tutto, però dal punto di vista di prospettiva futura, te potresti avere le caratteristiche che abbiamo detto prima di un giocatore, se è marcato a uno più alto, lo può portare attaccando da fuori, più basso, vicino al canestro. Ma te sai per quale motivo giochi meglio in attacco e in difesa? Per un motivo molto semplice. Perché te ritieni sia più importante? Te ritieni sia più importante l'attacco. Che l'attacco metta in mostra, faccia prendere le elogi, faccia vincere le partite. La difesa reputi un po' meno, anche perché di solito chi è bravo in attacco viene fatto giocare. Di solito, Chi è bravo solo in difesa, spesso erroneamente, non è che ti viene fatto sempre giocare. Allora io, siccome qui abbiamo parlato anche di fare un po' di storia, un po' di cultura, vi dico una delle regole di uno dei più grandi allenatori di high school americane, Morgan Wooten, un allenatore a livello di high school, cioè può essere paragonato a Maradona nel calcio, va bene? Allora lui diceva alla squadra, il primo allenamento dell'anno, lui diceva: io non so chi di voi giocherà titolare, ma so che il primo difensore ci sarà e so che ci sarà anche il secondo difensore della squadra. Quindi diceva: io non so chi metterò nei primi cinque, ma ci metto il primo e il secondo miglior difensore, quelli ci vanno sicuro,
indipendentemente da quello che stanno a fare in attacco. Ecco, quindi questo per farvi capire quanto è importante dare poi l'importanza anche alla difesa. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, i ruoli. Andiamo avanti, entriamo negli aspetti. L'aspetto tecnico, quindi fondamentali. Manuel Contu, mi senti? Sì. Manuel? Okay. Sì, sì. Mi sai dire, Manuel, quali sono i fondamentali individuali? Il palleggio, il tiro, il passaggio e il movimento senza palla. Ne manca uno che abbiamo detto adesso, è importante. Che abbiamo detto è importante. La adesso, difesa. Benissimo, la bravo. Difesa. Allora, questi sono quelli che vengono chiamati fondamentali individuali. Il tiro, il palleggio, il passaggio, il gioco senza palla e la difesa. Di questi cinque, a te quale piace più di tutti? Il palleggio, ma anche molto la difesa. Ok, vedi, allora, il palleggio e la difesa, Manuel ha detto due fondamentali. Uno che è chiaro, ragazzi, piace il palleggio, perché piace avere tanto la palla in mano. Difficile, ragazzi, giocare in mano e lì alla difesa, questo gli fa onore. Di solito, ragazzi, il palleggio e il tiro, di solito. Perché? Perché palleggio significa io ho la palla in mano, e il tiro perché dà gratificazione, il tiro. Considerate che il fondamentale che migliora di più una squadra è il passaggio. Il passaggio, il gioco senza palla e la difesa sono fondamentali che migliorano molto la squadra, perché aiutano molto a migliorare anche il tiro. Cioè, se io difendo forte e posso correre in contropiede, io posso andare a fare un canestro senza difesa. Se io muovo bene la palla, io posso liberare un compagno libero. Se io mi muovo senza palla, io posso fare dei tagli e ricevere una buona posizione per fare un canestro facile. Ecco, questo secondo me è importante che un ragazzo lo capisca. Perché se un ragazzo capisce una cosa del genere, quando poi torna in campo, capisce che il tiro non nasce solamente nell'allenamento di tiro, ma nasce anche dalle situazioni del gioco, e soprattutto dalle situazioni del gioco. Che non esiste l'attacco e la difesa, ma esiste il gioco di squadra. Quindi l'attacco e la difesa sono una conseguenza. Io mentre attacco devo pensare a essere equilibrato in difesa, se non faccio canestro, se perdo la palla. E mentre difendo devo essere pronto a essere aggressivo per correre in attacco e cercare di mettere in difficoltà l'avversario. Quindi non esiste differenza tra attacco e difesa, esiste il gioco, e questo è fondamentale, va bene? Molto molto importante questo fatto. Chi è che, per esempio, facciamo intervenire il mio amico Lisi. Lisi, te scommetto ti piace più di tutto il tiro, dimmi se mi sbaglio. Invece nella difesa sono Annabella Ciofeca. No, allora ti spiego una cosa. Allora, te ti piace molto il tiro, sai per quale motivo ti piace molto il tiro? Intanto perché ti riesce, perlomeno. Ora io ultimamente non ti ho visto perché... allora io ultimamente non ti ho visto, però quando eri con me, quando siamo allenati con me, cioè io niente da... anzi, se ti ricordi bene, tutte le volte che eri libero volevo che tirassi, perché eri uno anche di striscia, quindi spero che questa caratteristica sia rimasta e che tu continui a allenarlo, va bene? Però ti dico che il tiro era una cosa che te ti sentivi preparato e anche ti casava, perché poi tutti i tuoi compagni ti avevano 5. La difesa ha bisogno anche di concentrazione, e te in difesa non eri il massimo della concentrazione, è vero o non è vero? È vero, sì. Ecco, quindi non sbagliare le doti che uno ha, che può difendere bene, col fatto che magari sia un po' concentrato. Lo stesso discorso che facevo prima a Filippo, no? Di mentalità, insomma. Però anche se è ragazzo giovane, dovete acquistare come si dice, dovete acquistare mentalità.
vi voglio subito. Allora, considerate questo. Ieri c'è stata partita nazionale italiana. C'è stato un ragazzo toscano, Matteo Testitori, che ha fatto 27 punti, è stato il migliore in campo, va bene? Un ragazzo io ho allenato a Siena. Allora, alla vostra età era molto più scarso di voi. Quando io l'ho preso a Siena, non era nemmeno paragonabile a voi. Tant'è vero che il primo anno è venuto a Siena, tutti mi dicevano chi ci ha fatto prendere, va bene? Perché era grassoccio, sapevano, correva male, cioè. Solamente, secondo me, era un ragazzo che aveva le potenzialità. Nel senso che, come gli spostavi l'asticella, lui la raggiungeva. Se gli alzavi un qualcosa, lui la raggiungeva. Dicevano che non sarebbe stato un giocatore importante a livello giovanile, ha fatto vincere gli scudetti. Dicevano non sarebbe mai andato in nazionale giovanile, è andato in nazionale giovanile. Dicevano più che non poteva andare, è andato una 2, è stato uno dei meglio. Dicevano che più una 2 non poteva andare, è andato una 1 e ora gioca a Virtus Bologna. Dicevano nazionale A con quell'altezza non sarebbe mai arrivato, e nazionale A è stato il migliore, l'ultima partita ha fatto l'Italia. Ha sempre alzato l'asticella. Allora io c'ho qui vi faccio vedere il messaggio che mi ha mandato ieri i Testitori dopo la partita. Dopo la partita che ha giocato, se lo trovo, ecco, se si vede. Si vede niente? Vedete qualcosa? No. Perché c'è la luce, un po' di luce. Allora, ve lo leggo comunque. Tex, che lui si firma Tex. E lui mi ha scritto: grazie Umberto per tutto quello che hai fatto per me. Farò del mio meglio. Io ci metto sempre tutto me stesso. Ecco, per dire, un ragazzo che è riconoscente, senza sacrifici che ha dovuto fare, non si sarebbe tolto questa soddisfazione. Cioè, questo è un ragazzo esattamente come siete voi, che aveva problemi e doveva studiare, che aveva genitori che gli stavano addosso, che faceva l'allenamento che fate voi, però ha sempre avuto la voglia di andare avanti, di migliorare, di andare avanti, di darsi da fare. Ecco, vi posso assicurare che io ho allenato giocatori molto più forti di Testitori, con molto più talento, molto più fisico e compagnia, che non hanno raggiunto risultati che ha raggiunto lui, pur magari anche andando a giocare in Serie A e compagnia bella, perché a un certo punto si fermavano all'asticella, non andavano oltre. Allora voi dovete andare oltre. Io, diciamo, so giocare discretamente in attacco, ma in difesa devo far meglio. Io mi sento forte in difesa, però in attacco mi prendo fuori responsabilità, devo prendere responsabilità. Cioè, è così che si sale di livello. Guardate che nessuno vi potrà mai dire niente se vi prendete responsabilità. Solo bravi viene detto a chi si prende responsabilità, perché gli allenatori sanno benissimo che se anche loro vogliono togliersi le soddisfazioni, hanno bisogno di giocatori che si prendono responsabilità. Senza responsabilità non si va da nessuna parte. Da un punto di vista tattico, va bene? Vedo che è arrivato il nostro Nocciolini. Nocciolini, ci sei? Sì. Ci sei, sì. Nocciolini? Bravo, Nocciolini. Dicevo, da un punto di vista tattico, abbiamo parlato di difesa di squadra e di difesa individuale. Sì. Che intendi per squadra dal punto di vista tattico, no? Difesa di squadra, ho sbagliato. Abbiamo parlato di tattica di squadra e tattica individuale. Te dal tuo punto di vista, cioè, che cos'è la tattica individuale? Vediamo. Secondo me è saper vincere una partita quando la squadra magari, cioè, saper aiutare la squadra con individualmente, però. Quando magari c'è un... Ti faccio un esempio, va bene? Mm-hmm. Abbiamo vicino a canestro Elimu marcato da Contu e Angioletti in attacco marcato da Cassi. A chi dai la palla? A Elimu per tirare da sotto contro Contu o Angioletti per tirare da sotto contro Cassi? A Elimu. A Elimu. E te che cosa hai fatto, quindi? Una? Hai fatto una?
una scelta, esatto. No? Una scelta. Quindi la tattica individuale è saper scegliere, è scegliere che cosa è meglio in quella situazione, non solamente per me, ma anche per la squadra, per i compagni. Cioè, 5 secondi alla fine siamo in difesa e stiamo vincendo di 3 punti, io posso fare una scelta e fare fallo per far tirare tutti i liberi e non far vincere l'avversario e non far diciamo pareggiare la squadra avversaria. Quella è tattica individuale, cioè non è che tutti e 5 vanno a dare una botta a uno per far fallo, ma è un giocatore che ferma il gioco perché pensa che sia una situazione favorevole per la squadra. Quindi la tattica individuale è le scelte. E invece, signor Angioletti, vedo c'è anche Angioletti, invece secondo te, Angioletti, la tattica di squadra è cos'è? Tattica di squadra, secondo me si fanno degli schemi per la squadra in difesa. Si può fare la difesa zona della squadra. Una domanda, Angioletti. Allora, secondo te la tattica di squadra si fa in difesa, si fa un attacco o si può fare un attacco in difesa? Attacco e difesa? Tutte e due le parti si può fare, benissimo. E quindi dicevi, quindi in difesa una tattica di squadra potrebbe essere una difesa zona. Sì. Siamo una difesa zona. Siamo a difesa zona? Sì. A meno che non ha difeso nel mini basket, non credo, con me una difesa zona. No, nel mini basket no. Però sai che ci può essere difesa zona. Sì. Benissimo. E in attacco una tattica di squadra quale può essere? Una tattica di squadra quando si può fare uno schema per un giocatore, se siamo all'ultimo, tipo mancano 10 secondi alla fine, si perde di 2, bisogna fare un tiro da 3 oppure si va a cercare un canestro più fallo da sotto. Anche solamente rispettare le posizioni sul campo una tattica di squadra, no? Sì. In difesa non è che per fare una tattica di squadra si deve fare la zona, si può fare anche a uomo, magari sì, aiutando se c'è una penetrazione, che ne so, raddoppiando su un giocatore più alto, queste cose qui. Questa è la tattica di squadra. Vedete, ogni vostra categoria ha determinate tattiche di squadra in attacco e in difesa. È chiaro che chi fa l'under 18 avrà tattiche di squadra diverse a chi fa l'under 14 o l'under 15 o l'under 13. Questa è una cosa che deve essere chiara, va bene? Quindi giusto quello che ha detto Alessandro. Però ecco, capite che non è che per forza la tattica di squadra è una divisione, una divisione particolare. La tattica di squadra è anche solamente aiutarsi la compagna. E in attacco è anche solamente rispettare le posizioni sul campo. Poi la tattica di squadra deve essere integrata dalla tattica individuale, cioè io rispetto posizione col campo, gioco nei compagni, mi aiutano i compagni e poi in base al mio avversario, alle situazioni che vengano, io scelgo. Prendere coscienza di queste cose, secondo me, equivale a saperle fare bene. Ecco, se c'è una cosa, tra virgolette, importante di questi incontri che noi facciamo, è che voi riflettiate su queste cose qui. Perché se voi riflettete su queste cose, secondo me, vedrete quando si va sul campo, tante cose vengano meglio. Qualche altro vuol dire qualcosa? Signor Maffucci Giovanni, vuole intervenire in qualche modo? Signor Maffucci, mi sente? Senti, fino a quello abbiamo detto adesso, dai ruoli ai fondamentali, alle tattiche di squadra individuali, c'è qualcosa che dove te ti senti migliorato in questi, diciamo, un paio di mesi di allenamenti che si è fatto prima che ci fermassero, diciamo a settembre, ottobre? In quale cosa ti senti più migliorato in questi 2 mesi che ti sei allenato in queste cose che abbiamo detto? Oppure non ti senti migliorato in niente, puoi dire anche così.
senti Giovanni? Sì, sì. Cioè, tecnicamente ti senti un po' migliore oppure no? Sì. Senti di saper palleggiare un po' meglio, tirare un po' meglio? Sì. Prende scelte più velocemente. Cosa? Delle scelte, quindi tattica individuale, perché capite è importante che la tecnica, la tattica, la mentalità vadano insieme. Cioè non è che un giorno dici solo la tattica e domani gioco solo con la tecnica, no, vanno messi insieme. Le abilità motorie sono la fusione delle capacità motorie, che ora riepilogheremo nella parola del fisico, quindi le capacità coordinative, le capacità condizionali e la muscolare, e le abilità tecniche. Capacità motorie, abilità tecniche fanno le abilità motorie, che sono quelle che danno la prestazione, che sono quelle che permettono, in base a quanto sono sviluppate, dare una prestazione più eccellente o meno. Ecco, questo è importante. Venendo all'area fisica, vediamo di fare venire anche uno che ancora non è intervenuto, vediamo all'area fisica, vediamo chi ci può essere. Mi sembra di aver visto, avevo visto Casati, capito? L'ho visto Casati, ora non lo vedo più. No, non lo vedo più, mi sa che è uscito. Avevo visto. Vabbè, facciamo intervenire Giusti Tarini, va, il nostro Giusti Tarini. Come stai, Giusti? Bene, dai. Tutto a posto, ok. Tutto Senti, a posto. Se ti reputi più, visto che si parla dell'area, un giocatore fisico o un giocatore tecnico? Fisico. E poco tecnico, pochissimissimo tecnico. E hai ragione, Una, ti faccio una domanda. E quant'è che giochi a basket? Sette anni, sei. Quindi te hai fatto anche tutto il mini basket? Sì. Benissimo, ok, perfetto. Allora, ti spiego. Allora, secondo me, te hai bisogno di fare un lavoro, pur essendo, guarda bene, pur essendo un giocatore che ti reputi, cioè sicuramente più forte fisicamente che tecnicamente in questo momento, però hai bisogno di fare un lavoro ancora sul discorso coordinativo, sulle capacità coordinative, perché sono quelle che poi alla fine ti fanno migliore tecnicamente. Perché te, secondo me, hai sviluppato la resistenza, la velocità, perché sei uno veloce, anche un po' anche la forza, perché sei forte fisicamente. Quindi te hai sviluppato quelle sue capacità condizionali, che di solito andremo a sviluppare un po' più avanti. Ti manca invece quello dello sviluppo ordinativo, perché spesso vai fuori ritmo, oppure fuori equilibrio, vai a tirare da sotto, tiri una legnata al tabellone. Ecco, questo è il discorso coordinativo, ma non è una colpa, non è una colpa. Ora, quando riprenderemo gli allenamenti, bisogna riprendere anche questo lavoro qua, che è un lavoro che in teoria dovrebbe essere svolto in mini basket, esordienti e under 13, diciamo. Però insomma, se sei ancora, se è under 14, può ancora migliorare da questo punto di vista. È questo quello che, perché ancora tecnicamente sei indietro, e sicuramente probabilmente dal punto di vista biologico si è sviluppato anche un po' prima rispetto a qualche tuo compagno, quindi hai forza, corsa, velocità, tutte queste cose qui che sono importantissime, guarda bene, però giustamente sei un ragazzo più fisico. Allora, domanda, questa poi è una domanda, adesso faccio al nostro Giusti Tarini, ma poi farò anche altri. Quando viene il preparatore atletico, che pensate voi? Pensate, orca miseria, c'è il preparatore atletico, ora si dura fatica, o pensate,
questo mi serve perché anche se magari devo durare un po' di fatica, un po' più noioso rispetto alla palla a basket, ma mi serve per essere un giocatore più bravo a basket. Giusto? Te che dici? No, questo mi serve perché poi anche alcuni esercizi che ti fanno più sforzare e ti dice oddio che fatica e tutto, ti alleni anche forse a casa, ora non nel mio caso, devo dire sincero, non nel mio caso, però certo, a casa si può allenare fisicamente, sicuramente più facile sì, allenarsi sì, fisicamente sì. A casa è basket, perché non tutti hanno lo spazio, il pallone, il canestro e compagnia bella. E poi soprattutto che poi quando riviene ci rifà fare gli stessi esercizi, è bello vedere che sei migliorato su quell'esercizio che prima non ti riusciva molto, che ti imparava okay. Di stancare. Grazie. Comanducci, te che pensi quando viene preparato serio? Vabbè, sicuramente dipende dai giorni, perché sono giornate in cui non c'ho proprio voglia di farlo, quindi, cioè, non mi piace farlo in quelle giornate. Però in generale sono abbastanza contento di poterlo fare. Gabriele Bruschi. Mi senti, Gabriele Bruschi? Sì, sì. Oh, grande Bruschi. Come stai? Abbastanza bene. Uno dei miei preferiti. Davvero, eh? Sai perché sei uno dei miei giocatori preferiti? Sei uno dei stessi. Grazie. E questo indipendentemente dai risultati, perché qualche volta uno fa una cosa fatta bene, qualche volta però te o che la fai fatta bene o che la fai male la fai impegnandoti. Quindi questo è un merito. Grazie. Allora, dimmi quando si può dire, eh? E subito un Bruschi, rimani collegato e ti intervisto, eh? Dimmi te, Fede, quando si può ripartire, eh? Bruschi, l'ha fatto l'albero di Natale intanto? No. Lo fai o no? Credo verso il 10-8. Ma come no? Mi ha deluso. Chi è che ha già fatto l'albero di Natale di voi? Io. Di voi? Io l'ho fatto, eh. Io, albero presepe, tutto ho fatto. È uguale. Altro che quello che voleva fare. Anche io, ho già fatto tutto. Io ho preso direttamente una quercia, l'ho messa in casa. Grande Eliseo, eh? E sì che sei... Allora, vediamo. Un albero un po' diverso. Fede, dimmi te quando posso partire. Sì, sì, puoi andare, eh. Io vedo, mi sembra che siano rientrati tutti. Capito, Fede? Sì, penso che siano rientrati vabbè, tutti. Dai. Fede non dice niente, ma io partirei andando dal nostro Bruschi. Mi senti, Gabri? Sì. Allora, ascoltami. Sì. Prova. Ti si sente male, Federico, te, eh? Non mi senti ora? Allora, Gabri, parliamo dell'aspetto mentale, va bene? Sì. Scusate un attimo, che devo... C'ho un... Pronto? Sì? Sta arrivando? Sì, va bene. Sono meglio perché io sono impegnato... Parliamo con il nostro Gabriele, mi senti? Sì, sì. Dal punto di vista mentale, no? Come ti senti? Ti senti un ragazzo timido o un ragazzo intraprendente? Timido. Molto timido, no? Molto timido. Che cosa potresti fare per aumentare, per diciamo migliorare questa timidezza? Che potresti fare? Secondo te, In realtà questo è un dilemma che cerco di sciogliere da anni, ma non sono mai... Cioè... Ti faccio una domanda. Le parole che io ti ho detto, che sei
un giocatore che mi piace perché comunque si impegna sempre, anche se quando sbaglia fa sempre le cose serie. Come ti fanno stare? Ti fanno stare meglio o ti fanno stare peggio? No, ovviamente meglio. Ti aiutano a sentirti, come si dice, più capace a pensare, comunque anche se sbaglio, se l'allenatore mi dice così, significa sto sulla buona strada. Sì, però... però... Quello sicuramente, soltanto che comunque resto comunque timido lo stesso, cioè sono contento, però non... Però insomma, non è che questo ti migliora la timidezza. Allora, lo sai che cosa te la migliorerà la timidezza? Sai che cosa? Intanto il tempo, perché chiaramente più uno cresce, matura, e chiaramente diventa anche più consapevole di alcune cose. Ma poi, purtroppo siamo stati sfortunati, perché noi a quest'ora dobbiamo essere a giocare il campionato, allenamenti. Questa timidezza te la migliorerà, poi vedrai quando ripartiamo, perché siccome, come anche tutti i tuoi compagni, siete in un momento di grande miglioramento, sia dal punto di vista tecnico, fisico, mentale, anche di scelte, io sono estremamente sicuro che quando ci permetteranno di giocare, noi giocheremo e faremo anche delle belle partite, e queste ti daranno, vedrai, le certezze che in questo momento ti mancano, ti daranno le sicurezze e ti aiuteranno a migliorare questa timidezza. Poi però un po' ci devi mettere anche te del tuo, no? Questo è chiaro. Bisogna che un po' ci metti anche te del tuo. Voglio fare una domanda, coinvolgo un po' tutti. Voi preferite un allenatore che quando sbagliate vi riprende sempre, che magari vi dia incitamenti, oppure magari che vi faccia qualche urlo quando è il momento? Che tipo di allenatore preferite? Partiamo da Nocciolini, vai Nocciolini. Che tipo allenatore preferisci, Nocciolini? Allora, ti faccio un esempio. Io con te mi arrabbio spesso, sì, anche sì, se spero di non riprenderti troppo male, ma perché tante volte ti vai a incastrare sotto onestro contro gente più grande di te, e a volte vengano fuori dei tiri, non so propriamente tiri, no? Sei d'accordo con me o no? Sì, sì. E quindi... qualche volta te lo dico in un modo, qualche volta in un altro modo. Ho bisogno di capire. Te lo capisci da te l'errore? Cioè, non c'è bisogno, te lo dice l'allenatore, o invece ti fa comodo sentirti ogni volta che fa un errore l'allenatore lì che dice? Mi fa comodo che mi dicano le cose, cioè, perché se lo saprei già non lo farei. Se saprei già il mio errore non lo rifarei. Ma io ho una domanda. Come, per esempio, questo è un errore abbastanza spesso, no? Che te fai molte più cose buone che errori, eh? Ora, visto, ma guarda l'errore, però fai molte più cose buone che errori. Però, perché anche se uno si impegna tanto, ci butta il cuore, se hai visto. Però, siccome questo lo fa spesso, come mai non ti riesci a capire questa cosa, secondo te? Pur essendo un ragazzo intelligente. Oh, cioè, perché mi viene spontaneo. Perché probabilmente sei abituato, sì, così, nel mini basket, sì, prima eri abituato a fare questa roba. Ok, benissimo. Questo, vedete, è una cosa che dovete imparare. Man mano che crescete, allora, a livello mini basket, le differenze fisiche, a parte... qualche eccezione, ma sono minori. Poi man mano si va avanti, uno sviluppa prima, sviluppa dopo, una cosa e un'altra. Così come poi quando uno ha anche 20 anni, 25, quando comincia ad avere 32, 33, 35 anni, non può pensare di fare le stesse cose che faceva a 25 anni. Quindi deve cambiare anche un po' il suo modo di giocare se vuol continuare ad andare avanti. E questo vale anche in giovane età. Quindi voi vi dovete rendere conto quello che
vi è permesso fare e quello non vi è permesso fare. Ecco questo. Poi passiamo a qualche domanda. Filippo Francesconi, te che preferisci, un allenatore che ti corregge, ti lascia perdere, che ti rimbrontola, che ti stimola, che allenatore preferisci? Io preferisco, cioè, un allenatore che rimbrontoli, cioè che mi rimproveri per farmi capire dove ho sbagliato. Ho capito, però te a volte io ho visto qualche allenatore da rimproverare, sei anche uscito un pochettino a mattina, mi sbaglio? Sì, mi succede che mi prendo, cioè tipo sì, che mi è perché non riuscendo, perché non mi riescono, tipo non mi riesce un tiro, un passaggio, un'azione. Allora voi dovete capire una cosa. Voi dovete capire che l'allenatore gioca con voi e che l'allenatore è il primo che è contento se voi fate bene. E tutto quello che l'allenatore fa, e ripeto, qualche volta anche sbagliando, perché sbaglia anche l'allenatore, che magari qualche volta riprende male una persona o qualche volta non gli concede il giusto spazio, e così succede anche all'allenatore di sbagliare, come succede ai giocatori, come succede all'arbitro. Dovete partire con voi, quindi che se vi toglie, non è che vi toglie che state giocando benissimo, se vi toglie sicuramente c'è qualche cosa che non va, che se vi riprende, vi riprende perché vuole che facciate meglio di quello che state facendo. Dovete capire e giocare insieme all'allenatore. Poi naturalmente ognuno ha il suo ruolo, il giocatore gioca, l'allenatore allena e il dirigente, diciamo, organizza. Ecco, questo è importante che rimanga questo ruolo, perché vi voglio dire quello che è necessario per cui un'equipe, una società, una squadra, un giocatore, un allenatore raggiunga il successo. Il successo parte dalla società. Le società che hanno le idee chiare sono quelle che prima di tutti arrivano al successo. Quindi la società che deve creare uno staff che allena, cura, che prepara, sicuramente questo. Poi, dopo la società e lo staff, di conseguenza, c'è la squadra. La squadra viene prima del singolo. Quindi c'è la squadra, poi c'è il singolo giocatore, e poi naturalmente se c'è un campione, cioè uno che alza il livello degli altri, ma guardate, il campione non è quello che fa 50 punti. Il campione fa 20 punti, fa 10 a lui, 5 a lui, 8 a quello, 9 a quell'altro, che ha la parola giusta per tutti i compagni, che nel momento importante ci si fa trovare, che se un compagno è giù lo tira su di morale. Il campione è quello. No, quello fa 50 punti è il cannoniere, quando fa 50 punti ti fa vincere, quando non fa 50 punti ti fa perdere, perché fa 50 tiri lo stesso. Ecco, è importante capire queste situazioni qui. Poi veniamo alla lezione che ha fatto Marco, quindi qui Marco intervenire se vuole, del giocatore professionista. Io prima ho fatto l'esempio di Teori. Non è che alla vostra età pensa a far professionista, magari sogna di far professionista, ma è importante sognare. Il sogno fa parte, il sogno è fatto per cercare di essere realizzato. Quindi voi dovete studiare, dovete ascoltare i vostri genitori, ma non dovete smettere di sognare di diventare dei grandissimi giocatori. Questo non lo dovete fare, anche se in questo momento vi sentite non bravissimi. Dovete mettervi lì, lavorare su questi aspetti che noi abbiamo detto, l'aspetto tecnico, sui fondamentali, l'aspetto tattico, sulle scelte e sui giochi di squadra, l'aspetto fisico, quindi sulle carenze fisiche, il preparatore atletico, poi avanti ancora con i pesi e compagnia bella, e sull'aspetto mentale di acquistare prima fiducia, prepararsi bene, fare bene. Se voi lavorate su queste cose, guardate che nessun traguardo è proibito, perché Marco Evangelisti mi sembra di aver capito che
è partito così, l'amore per il gioco, l'impegno, il fatto di andare in campo, divertirsi, cercare da sempre il massimo, cercare da sempre il livello. Stesso discorso fatto a mediocestitori, uguale, ha sempre cercato di alzare il livello. Questo è importante. Così come poi quando Massimiliano Milli ha parlato del differenza tra il settore giovanile e prima squadra, è chiaro che la prima squadra deve cercare di ottenere risultati, il settore giovanile deve formare, ma non è detto che il settore giovanile deve formare e non può ottenere risultati, e non è detto che la prima squadra che ottiene risultati non deve formare. Secondo me questa è una cosa importante. I giocatori professionisti che sono andati a lavorare con grandi allenatori sono molto migliorati. Quindi voglio dire, sono due cose che possono andare insieme. E quando un giovane arriva in prima squadra, naturalmente più cose sa fare e meglio è. Però se sa fare almeno che gli permette di allenarsi bene in difesa, allenarsi bene in attacco, ecco, questo è fondamentale. Cioè, in difesa devo essere in grado di capire come mi devo muovere e tenere almeno un paio di palleggi sull'uno contro uno. In attacco io devo sapere come mi devo muovere e conoscere i giochi di squadra e prendermi responsabilità quando mi toccano senza dover strafare, almeno che non so, un giocatore superiore, anche se son giovane. Ecco. Poi il resto viene a sé. Il completamento dell'attore poi dopo viene da, però avere già un'idea di come si può fare a stare in, perché il problema di giovane va in prima squadra è se sta in campo. In campo non tiene nessuno, in difesa, se in attacco piglia gli danno una palla, la piglia e tira, la butta via, è chiaro, si può stare, cioè, in prima squadra non è che si può andare e avere 10 minuti di tempo per adeguarsi. Ecco, queste secondo me sono le cose importante. Dite voi, ci sono ancora 5 minuti, ditemi voi se ci sono delle, se avete altre domande, se qualche allenatore, Marco, Paolo, Max, l'altro Marco Savanti, se volete anche voi dire la vostra, dite pure, non vi preoccupate. Io ho cercato di fare un riepilogo un po' sulle cose che sono state dette. Poi Federico vi dirà anche i prossimi appuntamenti. Noi nel settore giovanile ci rivedremo il prossimo, non ci vedremo il prossimo martedì che è l'8 dicembre, ci vedremo il prossimo giovedì, il 10, e faremo una cosa interessante grazie all'apporto di Massimiliano Milli. Poi Federico. Umberto, volevo fare una domanda ai ragazzi. Max. Domanda. Allora, una domanda per i ragazzi. C'è qualcuno di loro, di voi, che ambisce ad arrivare a giocare nella prima squadra della SBA? Lo vede come un obiettivo raggiungibile o una cosa molto lontana? Se è un obiettivo tanto alto, oppure pensate di andare anche oltre la Serie C? Giusto una domanda così di prospettiva, volevo capire se, come la vedete voi la prima squadra rispetto al vostro campionato giovanile. Magari Umberto, scegli tu chi fa rispondere, o se qualcuno vuole rispondere. No, chi vuole risponde. Io sì, sinceramente io sarei per puntare anche solo alla prima squadra dell'Arezzo, perché secondo me è una soddisfazione poter giocare per la propria città, insomma. Se andassi in un'altra squadra, per esempio di Serie B, se mi chiamassero non ci andrei. Poi la Serie A ovviamente è un altro punto, però se devono essere squadre medie, diciamo, insomma rimarrei all'Arezzo, perché per me sarebbe una soddisfazione, insomma, giocare per la mia città. Bene, ma pensi che l'obiettivo potrebbe essere un obiettivo tuo da raggiungere, questo? Sì, veramente sì. Ok. Mi sto impegnando su tutto, sia sull'allenamento tecnico che fisico, e anche quello mentale, ovviamente.
Bene. C'è qualcun altro? Forse sono preoccupati, ma vengono tutti a vedere la partita. Non ci credo che non c'è nessuno che vuole provare a arrivare a giocare almeno in prima squadra. Dai, almeno in prima squadra d'Arezzo. C'è nessun altro? Nocciolini? Niente, lui vuole fare per tutta la sua carriera sportiva il pulisci pavimento? Certo. Dai, avrai un po' d'ambizione di voler provare a giocare, no? Sì, credo che ci vorrei andare nella SBA, nella serie sì. C, però credo anche che magari come ha detto il Lisi, che se ti chiamano in serie B non ci andresti, però potresti se c'è una squadra forte, la società crea una squadra forte della serie C, la stessa squadra può arrivare in serie B o in delle categorie più alte, cioè certo, sempre certo. Giocando nella città di Arezzo, nella società della SBA. Io tra l'altro quelli che vedo qui in riunione sono tutti ragazzi che vengono sempre a vedere le partite, quindi penso che abbiano sicuramente voglia di inseguire questo traguardo. Tra l'altro vi posso assicurare che qualcuno dei giocatori della prima squadra ha iniziato facendo come fate voi, magari che vi fa piacere andare a bordo campo a pulire il pavimento, a venire sempre alle partite, perché Carlo Provenzal, Claudio Castelli hanno cominciato così, cioè hanno raggiunto il loro obiettivo perché hanno lavorato tanto, ma ce l'avevano davanti questo obiettivo. E non pensate che sia così irraggiungibile, insomma, no? Quando venite alla partita vi sembrano magari tutti grandi, grossi, sembra un gioco difficile, ma se avete tanta volontà potete anche raggiungere questi traguardi. Quindi penso che, insomma, già la passione ne avete tanta, quindi credo che quello sia una cosa molto importante. Non so se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa. Intanto, come ha detto, un'altra domanda. Sì. Ora vai, Lisi, vai. Sì. Io un paio di allenamenti con la Serie C l'ho fatti, però diciamo che erano giorni che stavo parecchio bene fisicamente, che quindi ero anche parecchio scattante, diciamo, e mi sono allenato anche abbastanza bene, credo, però insomma è un livello che comunque da tenere, insomma, sicché non lo so se c'è qualche consiglio per poter rimanere e aumentare il livello, allora, per giocare, insomma, a quella velocità, insomma. Allora, il mio consiglio è intanto che bisogna, la prima cosa da fare è che bisogna rendersi conto del proprio livello e qual è il livello da raggiungere, l'obiettivo da raggiungere. Perché se uno non si riesce a rendere conto di a che livello uno si trova e qual è il livello che deve raggiungere, è difficile riuscire a migliorare. Quindi la mia prima idea, il primo consiglio che vi posso dare è: cercate di capire voi a che livello siete del vostro basket, fatevi aiutare dai vostri allenatori del settore giovanile, da Umberto che vi vede e da tutti, e cercare anche di capire qual è il livello della Serie C Gold, cioè se è un livello molto più alto rispetto al vostro, tanto più alto o vicino, o qual è la strada migliore per poter raggiungere. E ogni 3-4 mesi bisogna fare delle verifiche sul lavoro che uno sta facendo, se è migliorato e se ha fatto un gradino in più rispetto al livello di prima, perché
vi posso garantire che il livello della, non è un livello bassissimo. In C-Gold hanno iniziato a giocare giocatori importanti che poi sono arrivati a giocare anche in Serie B, poi in Lega 2 e poi si sono affermati, come ha detto Umberto, come per esempio Stori, ma è un processo anche graduale, lento, che richiede anche degli anni. Quindi il mio consiglio che vi posso dare è: dovete prima cercare di capire voi a che livello vi trovate e poi insieme agli allenatori, se avete voglia, ovviamente dipende dalle vostre motivazioni, decidere qual è, seguire la strada giusta per fare un gradino alla volta, per scalare le asticelle e i livelli per arrivare a giocare in C-Gold, o perlomeno, come ha detto Umberto, riuscire a tenere il campo per poter fare degli allenamenti utili a voi stessi, ma anche alla squadra. Non so, okay, grazie. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì. Bene. C'è qualcun altro che vuol dire qualcosa? Potete farlo, senza nessun problema. Mi sembra, ragazzi, perlomeno quelli... Sì, siamo rimasti con utente... Siamo rimasti con utente nascosto. Ci sente FBT? Ma mandategli un messaggio. Mandategli un messaggio sulla chat. Magari. Mandategli un messaggio, Lisi. Lo sapessi fare? Te che lo sa fare, mandaglielo lì. Dategli un messaggio. Già tanto sto collegato io. Dategli a me. E fracassi, bravo. Se non vuole dire niente, non lo so. Vabbè, no, almeno a sapere chi è. Sì, almeno a sapere chi è. Se non può parlare, non si fa parlare. Ho provato a inviargli il messaggio, ma non lo so. vediamo. Vabbè, comunque. Vediamo. Allora, comunque, se vuoi dire qualcosa sulla prossima settimana, non so, oppure sì, si scrive. Allora, come appuntamenti, come ha detto Umberto, noi ci rivedremo giovedì 10. Giovedì 10, gli orari saranno sempre alle 17:30. E poi giovedì ci sarà un incontro unificato, diciamo, come ho scritto, se avete visto nel comunicato che ho messo nel sito, tra mini basket e settore giovanile, perché Max Milli ci presenterà un'iniziativa che lo ha visto coinvolto, insomma, quindi sarà lui a presentare questa cosa. Poi ci rivedremo, faremo un altro incontro il martedì 15, quindi un incontro solo settore giovanile, poi lunedì 21 l'ultimo appuntamento, ci faremo gli auguri anche qui insieme con il mini basket, faremo anche qualche gioco giusto per passare un po' di tempo insieme, poi ci facciamo gli auguri per le festività di Natale, insomma. Se non c'è altro, direi, Umberto, che si può chiudere qui e niente. Va bene, io saluto tutti, ringrazio tutti e tanto ci sarà tempo per passare Natale, ci rivediamo e bocca al lupo a tutti. Ok. Ciao a tutti. Ragazzi, ciao. Grazie di essere qui. Ciao.